Allora, Don, uno spazio che viene aperto alla comunità è importante per dimensioni e anche per possibilità. Sì, ci auguriamo che questi spazi siano aperti a tutti il più possibile per accogliere le persone che vogliono usufruirne, in particolare adesso per i ragazzi che vogliono studiare, trovano uno spazio accogliente e mediatico dove possono connettersi a internet, avere audio e video a disposizione, ma poi anche per tante altre attività che speriamo possano nascere dalla creatività degli utenti, dei volontari che già si stanno impegnando. Ecco, grande motore come sempre è il volontariato, sia per l'accoglienza ma anche per la fase della Caritas, insomma c'è tutto un mondo che ruota attorno a questa struttura. Sì, dobbiamo ringraziare tantissime persone qui della comunità parrocchiale che si stanno impegnando come volontari dal servizio di apertura per tenere aperto e sorvegliare gli spazi al servizio della Caritas dove gli operatori ascoltano persone in difficoltà, in qualche modo vengono incontro alle loro esigenze, al volontariato attivo, cioè di chi propone attività per incontrarsi, per aggregare i ragazzi, i giovani, sono tanti volontari proprio che propongono attività. Dobbiamo ringraziare tutte queste collaborazioni, ai manutentori, cioè tutti coloro che si preoccupano anche di tenere pulito in ordine gli spazi. Ecco, un calendario ancora vero e proprio non c'è, però sicuramente state pensando a laboratori creativi, attivi, giovani, meno giovani e bambini, insomma c'è tutta una serie di ventaglio di opzioni che state valutando. Esattamente, nella locandina di inaugurazione è stato appositamente voluto scrivere spazi per crescere insieme e spazi, una storia da scrivere insieme a voi, cioè questi spazi si stanno inventando adesso le attività da farci, logico c'è un orientamento, spazi aggregativi, educativi, ma stiamo ascoltando le esigenze, il territorio, le proposte per mettere insieme attività per bambini, ragazzi, giovani, famiglie o anziani dove possano crescere insieme e aspettiamo e raccogliamo proposte. Concludo, ci piacerebbe che fossero spazi di creatività, quindi soprattutto le arti umane come la pittura, la musica, perché no, anche un po' la danza, altro, tutte quelle abilità umane che possano trovare spazio in questi luoghi. Tutto questo è stato possibile grazie alla commistione di diverse realtà, una fra tutte la CEI con l'8x1000, ma anche realtà locali. Sì, dobbiamo ringraziare il contributo della CEI, grazie al nostro Vescovo che ha sovvenzionato per il 50% i lavori, poi sicuramente la comunità parrocchiale che si è fatta carico del mutuo con tante famiglie che versano 10 euro al mese per portare avanti la spesa del mutuo e poi anche la realtà della Fondazione Carifano con il suo contributo e la banca BCC di Fano.